Stefano, ho provato a scaricare un'app per riconoscere le erbe, però francamente non ci sto capendo niente. Patrizio, lascia perdere, ti faccio io da app. No, ma qui i turisti vengono, prima fanno sentiering, poi fanno funging, alla fine foraging, che è un movimento, una moda, no? La teoria è che ancora si può mangiare e ci si può nutrire di tutto quello che si trova in natura. Quello si può trasformare anche in pratica, eh? Guarda, buttando l'occhio veloce su questo prato, ti faccio vedere già qualche erba. Ah, Patrizio, quella che raccogliamo qua adesso è la bistorta. Bistorta? In patois qua della Valle d'Aosta chiamiamo l'envabù, lingua di bue. E cosa serve? Per fare delle zuppe. Stefano è un gastrobotanico, un cuoco che cucina il territorio. E cos'altro vedi in questo prato dove io non vedo niente? Allora, con occhio selettivo, qua troviamo anche delle foglie di primula, le pasquette. Queste piccole così sono buone da mangiare anche in insalata. Se andiamo un po' più avanti, ecco, guarda qua cosa troviamo. Questo è il timo serpillo, il timo di montagna. È eccezionale fare anche il liquore con questo. Quella che state vedendo in realtà è archeologia sperimentale, perché davvero la Val d'Aosta è un parco archeologico, gastronomico, naturale. Stefano mi sta aiutando a ricostruire la storia. Nel senso che qui l'uomo è arrivato ai tempi, 6, addirittura 8, 10 mila anni fa. E cosa fa? È l'uomo raccoglitore ancora. Cioè si ciba di quello che trova. Ecco, questa è proprio la prima fase. Prima dell'uomo allevatore, prima dell'uomo agricoltore. E Stefano in realtà no, non è un uomo primitivo, no. È uno chef titolato, ha girato il mondo e poi è tornato qui, dove letteralmente ha ritrovato le sue radici, le radici delle piante spontanee che usa per cucinare. Io sono cresciuto qua, questo è il mio background alimentare e secondo me questi sono i prodotti migliori che posso trovare io per fare cucina. Questo territorio per te che significato ha? Per me la vita in montagna è la mia vita. Poi andando in giro per il mondo e sperimentando la cucina, mi è proprio venuta voglia di tornare in Valle d'Aosta per valorizzare i prodotti che avevamo, a cominciare dal selvatico, quindi la selvaggina, la raccolta delle erbe selvatiche, all'agricoltura, all'allevamento, tutta la filiera del latte. Tutti i prodotti che a vista mia sono di altissima qualità, se fatti nella maniera giusta, portano a uno stile di vita sano. E non è un caso che Stefano lavori qui, dove Ruben alleva le sue capre. Ruben, non sono una capra! Faccio fatica a tenerti dietro qua. Ruben ha deciso di stabilirsi qui e di ristrutturare questo Mayen, l'antica azienda agricola, a Saint-Marcel di Champremier. La casa era un rudere, le stalle non c'erano, i terreni erano tutti incolti e ora inizia a vedere qualche risultato, dai, dopo 20 anni. E con lui siamo alla seconda fase della ricostruzione storica. Abbiamo visto prima l'uomo raccoglitore. E adesso vediamo la fase successiva. L'uomo è arrivato qua, è raccoglitore, poi, prima di diventare agricoltore, diventa allevatore. Giusto. Il primo animale che ti è venuto in mente di allevare sono state le capre? Sono state le capre. Perché prima la capra? La capra rispetto al bovino è più facile da gestire, è un animale più selvatico. Forse per come siamo noi, un po' più selvatici, che abbiamo scelto di stare un po' ai margini. Hai detto margini, è un allevamento in un terreno marginale, cioè qua faresti fatica a piantare qualcosa di diverso dal pascolo, no? Sì. Pascolo che va continuamente difeso. Il bosco si sta riprendendo un po' tutto, quindi noi stiamo cercando di mantenere tutto il sottobosco e poi le capre aiutano la pulizia, soprattutto del fogliame, degli arbusti. Ecco, ma domandona, ma tu che funzione pensi di avere come pastore e allevatore rispetto al territorio? Ma alla fine io un'umile persona, quindi davanti a questa domanda. Ruben fa il modesto, allora ve lo dico io. Bosco che avanza lo tieni a bada tu. Sì. Il famoso dissesto idrogeologico ci pensi tu.
Le tue bestie con le loro zampettine tengono a posto il terreno, ma scusa, eh? No, per una persona che viene da fuori forse queste cose sono più facili da osservare. Allora vuol dire che sto facendo un bel lavoro. Ruben è diventato allevatore per pura passione. La sua mamma mi ha raccontato che aveva 20 anni, a un certo punto arriva in casa e dice: mamma, voglio fare il pastore. La mamma dice: sì, vabbè. Sì, caro, vai a fare. E dice: qui fra 15 giorni torna disperato. Non sei più tornato. Sono più tornato. Hai messo in piedi un'azienda. Sì, subito è stata una scelta per essere autosufficienti e avere le due caprette, avere l'orto familiare, e poi è diventato un lavoro. Adesso hai già 60 capre, camosciate francesi, forse perché sapevano la lingua, assomiglia al patois e quindi ti trovavi meglio. Sì. E poi hai 20 pecore e 4 vacche in lattazione. Che razza sono le tue vacche? Ma le vacche sono una razza autoctona valdostana, la pezzata rossa valdostana. Mi spieghi solo una cosa: perché continui a mungere a mano? Perché continui ad alzarti alle 4 del mattino e a fare questa fatica? Ogni tanto me lo chiedo anch'io. Cosa provi? No, beh, la mungitura manuale, il latte respira, no? E quindi il prodotto finito, secondo me, è la cosa principale, perché valorizza proprio il sapore del latte, valorizza il sapore del formaggio, della lavorazione. Ma chi valorizza il latte è Roberta, la compagna di Ruben. Roberta, allora questa è la grotta dove tu stagioni i tuoi formaggi? Sì, questa non è proprio una grotta, si chiama Barmè. Barmè. È una cantina scavata sotto i massi erratici. In Valle d'Aosta ce ne sono tantissime, questa avrà più di 200 anni e si usava per conservare gli alimenti, non c'era il frigo. Perché qui il clima è una meraviglia. È perfetto, questo... temperatura e umidità perfette tutto l'anno. Possiamo entrare? Entriamo. E tutti questi formaggi escono letteralmente dalle mani di Roberta. Scusa, mi sono messo la mascherina per non contaminare con i miei batteri, i batteri preziosi dei tuoi formaggi. Mi sono lavato le scarpe, posso stare qua? Prego. No, perché mi interessa quello che stai facendo. Per esempio, qui stai rompendo la cagliata di latte di... pecora. Il latte di pecora è un latte veramente facile da lavorare. Qui io ho studiato e ho letto che, allora, con l'alimentazione di foraggio fresco e fieno, questo latte ha più vitamine, ha antiossidanti, ha acidi grassi, quelli buoni. Quindi è vero che c'è una relazione tra quello che mangiano le bestie e il formaggio che viene fuori? Ma è solo quello. Perché se voi pensate, tutti i formaggi sono latte, sale e caglio. E quanti tipi di formaggi ci sono? Cos'è che li rende così diversi? Che li rendeva prima della tecnologia che abbiamo adesso? Quello che mangiano, la razza degli animali, le temperature del posto, questa è la cosa affascinante. In poche parole, voi mungete le vostre bestie e non vendete il latte a nessuno? No, noi trasformiamo tutto il latte tutti i giorni, sì. Tavolata finale! Oh, ecco! I formaggi, benissimo, bene, bene. Ah, gli altri prodotti? Sì. Stefano, sì, i fiorellini, mettili dove vuoi. Mettiamoli qua. Vabbè, quelli... No, proprio qua è un pochino nei piedi. Sì, vabbè, i fiorellini facciamo a meno. Allora, io non ci posso credere che tutto quello che c'è qua lo producete in azienda. Ebbene sì. Insomma, voi vi producete da soli anche, diciamo così, trasformate le carni. Allora, la mucetta di bovino, la lonza di suino, abbiamo un salame. Allora, di suino. Salame, mucetta e lonza. Queste sono salsicce di Montone. Salsicce di Montone, dai, questa è una rarità. Qua cosa abbiamo? I budon valdostani. Questo è l'unico che conoscevo. E il lardo, naturalmente. Ma fate anche il pane nero? Il pane non è di nostra produzione, ma presto lo sarà. Il pane per ora lo fanno i vicini, ma l'intenzione con l'intervento di Stefano è quella di aprire un agriturismo con ristorante, tutto a chilometro zero. Stefano, tu qua ti sei trovato a nozze con tutti questi sapori. Come un parco giochi per me, sì. Non potevo volere di meglio. Ecco. Partendo naturalmente dai formaggi di Roberta. Capra e pecora, questa è una tomatta di pecora, tomatta di capra. Capra. Questo l'abbiamo chiamato chevrier, è sempre un formaggio di capra ma è una pasta molle.
Ma fai assaggiare quello lì, intanto che mi parli del resto. Sì, allora, queste sono cagliate acide, fresca e stagionata. Questa è la Chanchevrette, che è una rubiolina stagionata 2 settimane. A parte tutto, ma c'è una valorizzazione finalmente di questi prodotti tipici, con questa denominazione PAT, prodotti agroalimentari del territorio, tradizionali. Sì, diciamo che per noi vale tanto il passaparola, cioè chi arriva, assaggia, vede cosa facciamo. La cultura del cibo è anche questo, spiegare perché un formaggio è così, che per noi è evidente, però è qualcosa di importante da trasmettere. Ma scusa, ma io sono qua apposta. Adesso voi dovete, quando arriva un turista, ripetere tutta la storia, no? L'uomo raccoglitore, che poi da grande diventa chef, ma l'uomo raccoglitore poi non gli basta e diventa l'uomo allevatore pastore. Quindi da 6.000 anni fa arriviamo oggi e la Val d'Aosta è cambiata di poco. È cambiata di poco, bravissimo. Valle d'Aosta, dove passato e futuro si collegano e soprattutto si mangiano.